Seconda gara interispanica, stesso vincitore. Analizziamo la quarta tappa del campionato italiano GT4 andata in scena sul moderno Motorland Aragon. Ecco le pagelle di metà stagione. Alessandro Quintaier. Trovate qualcuno che vi ami come Alessandro ama le piste spagnole. Seppur non parta dalla pole position, per un nulla, sfodera una prestazione da manuale che gli consente di sbarazzarsi prima di Bristot e due giri dopo di Leo. Rischia un pochettino con una sosta troppo lunga, ma si conferma matador anche nel finale. Non è la perfezione, ma poco ci manca. 9,5. Alex Caon. Si qualifica bene, parte meglio. I colori del Code eSport vengono portati nelle posizioni di vertice fino al giro 5, quando Alex si trova costretto a guardare da dietro il gruppetto che prima capitanava. Inizia per lui la fase della costanza, portata a termine passando per ottavo sotto la bandiera a scacchi per replicare il miglior risultato stagionale e con la soddisfazione di essere stato sicuramente un outsider di lusso anche se per poche tornate. Il voto ricalca il posto in classifica finale. 8. Alessio Bernardini. Oltre a quella vincitrice, 07 Racing mette un'altra macchina nelle prime 4 posizioni. Sfortunatamente per Alessio, lui di queste occupa l'ultima, dopo essersi giocato a lungo il podio con Edoardo Leo. Prima delle soste scavalca proprio il pilota Altus con una manovra da rapace, ma all'uscita dai box si materializza davanti a lui l'incubo che pensava di aver dimenticato. Un'ultima fase d'attacco alla disperata non gli consente comunque di ribalzare davanti, facendolo chiudere appena giù dal podio. Guadagna in campionato e si merita un 7. Andrea Bristot. Nella sera di Halloween stupisce tutti con una partenza da e con il brivido. Si teletrasporta in seconda posizione come se avesse il mantello dell'invisibilità, ma subisce il ritorno di Quintaier al giro 5 e quando quest'ultimo balza in testa il pilota Mag Performance mette Leo nel suo mirino. Ed effettivamente il colpo arriva a segno in maniera irruenta ma regolare. Alla fine chiude secondo dopo una corsa battagliera che gli vale un 8. Edoardo Leo. Un giro fantasma gorico, in qualifica gli vale la seconda pole stagionale, nel quarto appuntamento di campionato che però non lo vede dominatore come nel giro singolo. Dopo pochi minuti è Quintaier a sorprenderlo in curva 1 e nel momento del dolcetto scherzetto con Bristot subisce il secondo. Uno scherzetto che gli costa anche la posizione su Bernardini, recuperata poi con un'ottima sosta in box. È al terzo podio stagionale, ma manca ancora la vittoria. Per ora è un 7+.